Purtroppo è emerso in questo caso, come io ho lamentato più volte, che le direzioni generali dell'Unione Europea non assecondano un percorso virtuoso di affermazione concreta del diritto alla mobilità dei sardi. È di qualche ora fa, nella giornata di ieri, una nota della DG MOVE che muove un attacco violento all'ipotesi di una negoziazione in emergenza per garantire comunque i collegamenti con gli scali di Roma e Milano. Questo è sintomatico purtroppo di un non voler prendere atto delle condizioni, del fallimento di mercato nei mesi invernali e quindi dell'esigenza di dotarci di strumenti adeguati.